Secondo te la nostra generazione ha consapevolezza di quello che dice Francesco, cioè che la democrazia è sempre in pericolo e forse oggi si stanno sviluppando dei germi che potrebbero metterla di nuovo in pericolo come 70 anni fa? Sì, grazie della domanda. Io credo che oggi le nuove generazioni non ne siano pienamente consapevoli, anche in ragione del fatto che stiamo assistendo, come è stato opportunamente ricordato, a un processo di sgretolamento della democrazia e di sostituzione di essa con un subdolo totalitarismo. Un totalitarismo glamour e seducente da un certo punto di vista, che si può connotare come società del consumo illimitato, come società della sovranità del mercato finanziario che sta sopra alle decisioni democratiche dei popoli. Questo sta avvenendo nello scenario di questa bella epoca post 1989, che si era aperta con la promessa della realizzazione della piena democrazia e della piena liberazione degli esseri umani, e che invece sta producendo sotto il cielo nuove e non meno feroci, sia pure più subdole, forme di totalitarismo. Perché vi sia democrazia, mi permetto di fare questa precisazione, sia pure telegrafica, occorre che vi siano vari elementi. La democrazia non è solo la libertà di espressione, che pure è naturalmente inclusa nel concetto di democrazia, ma non esaurisce il concetto di democrazia. Se noi volessimo definire la democrazia, dovremmo dire anzitutto, seguendo le orme di uno dei più grandi teorici della politica dell'Occidente tutto, cioè Aristotele, nella Politica, quando parla della democrazia mette a tema essenzialmente due aspetti. In primis il fatto che la vera democrazia è quella in cui prevale un ceto medio, dice lui, né troppo ricchi né troppo poveri, e quindi c'è una sorta di uguaglianza, di eguale libertà nelle sostanze. E in secondo luogo, dice Aristotele, vi è democrazia quando c'è l'alternanza fra l'archein e l'archeistai, cioè tra il governare e l'essere governati. Sicché democrazia vuol dire propriamente il potere del popolo, ma anche il popolo al potere. Queste due componenti sono inscindibili fra loro. Ora, nell'odierno quadro post 1989, ci troviamo noi in una democrazia seguendo le orme di Aristotele e trascurando qui tutta una serie di altri e non meno importanti autori come Spinoza, venuti dopo? Io credo che siamo sempre meno in una democrazia e al tempo stesso sempre meno forse ce ne rendiamo conto. In primis, naturalmente, non è rispettato il criterio del ceto medio. Sempre più la società si sta polarizzando secondo le due forme esorcizzate da Aristotele: un ceto sempre più ristretto di possidenti sempre più ricchi e un ceto sempre più ampio di plebi pauperizzate dai processi di mondializzazione. Primo punto. In secondo punto, non vi è alcuna alternanza tra l'archein e l'archeistai e non vi è la sovranità del popolo nelle decisioni fondamentali della propria vita nazionale, nel caso specifico parlando d'Italia. Pongo alcune